Ma eccomi tornato e oggi prosegue la rubrica Storie incredibili di musica. Oggi voglio parlare di Tabù, di Denzel Curry, ma soprattutto di tutto quello che c'è dietro, quello che inizialmente conosce l'album, neanche se era capito, poi però è stato spiegato, sono anche dei video che ne parlano, perché è veramente più profondo di quello che si pensa. Tabù è l'album, nella descrizione si dice che Tabù in realtà è una ragazza. No, quindi si parla di una ragazza che è stata abusata. In realtà non si parla di una ragazza, è proprio una sorta di biografia di Denzel Curry, dove Denzel Curry si mette a nudo, senza, proprio mostrandosi per quello che è stata la sua infanzia, quelle che sono anche le sue insicurezze dell'oggi, le sue paure, la sua rabbia, la sua voglia di vendetta. Quindi è molto più interessante, molto più bello proprio da andare a vedere e capire proprio da vicino di quello che inizialmente si pensa. Iniziamo da qui. Tabù, appunto, è un album che secondo me è il miglior album di Denzel Curry, ma non è più importante questo, che esce nel 2018. È un album che veramente subito è stato acclamato, ovviamente, da tutti quanti, e si divide in tre parti, che sono, appunto, la prima parte Light, la seconda parte Grey e l'ultima parte Dark. In Light viene subito, appunto, ci viene subito presentato il personaggio di Tabù, che appunto si dice che in realtà è una ragazza, ma in realtà poi, come ha spiegato proprio anche Denzel Curry, Tabù in realtà è la sua ansia sotto forma di donna, nel senso che appunto è sulla sua ansia e l'ha voluto caratterizzare con un personaggio femminile in questo caso, ma in realtà è proprio la sua ansia, quindi si parte subito così. Si dice appunto che Tabù, questa ragazza, è stata violentata da piccola, Ok, e no? Light è quel momento dove tu sai benissimo cosa è successo, tu hai nella testa sai quello che è successo, ma o che non lo vuoi dire, che lo vuoi tenere nascosto e quindi lo vuoi rinnegare, o perché veramente non hai veramente capito, cioè sai cosa è successo ma non hai veramente capito, quindi appunto dice una cosa tremenda come se sei stato molestato, ma senza dargli quel significato, quella botta della parola molestia, no? E quindi è una sensazione che, dove tu non hai ancora elaborato quello successo e diciamo che ti stai tenendo tutto dentro. E appunto, Denzel Curry si sta tenendo tutto dentro, tutto dentro, tiene tutto dentro e sta riempiendo questa stanza appunto di Black Balloons, come è una canzone appunto della prima parte, Black Balloons, questi palloncini neri che iniziano proprio a riempire la stanza, cioè sempre di più e questa stanza si sta riempiendo. Oltre al tema delle molestie c'è anche il tema, viene affrontato il tema dell'industria musicale, dove si vede anche nel videoclip che Denzel firma appunto il contratto, però poi in realtà viene messo in prigione, no? Come dire, ho firmato il contratto, ho le piscine, ho le macchine, ho le donne, ho quello cazzo che voglio, ho le ville, però in realtà sono in prigione, ma messo, cioè mi stanno fregando, cioè mi stanno proiettando avanti questo, ma in realtà quello che stanno facendo alle mie spalle è molto peggiore delle ville e tutto quanto, cioè mi sta mettendo in gabbia. E quindi appunto abbiamo detto, Denzel Curry alla fine sente le molestie, cioè se si ricorda le molestie subite, sta sentendo la pressione dei discografici, sanno che lo sta mettendo in galera, però in realtà non se ne accorge veramente, no? Perché vede le ville, appunto, come ho detto, le piscine, fa una bella vita, è pieno di soldi perché i soldi arrivano. Arrivano un sacco di soldi da quando ha firmato con i discografici, no? Quindi soldi, 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 ma in realtà è tutto apparente, perché appunto, come ho detto, la stanza si sta riempiendo, e questo vaso sta iniziando a riempirsi e stiamo arrivando alle ultime gocce prima che questo vaso trabocchi, ok? Passiamo quindi a Grey, dove appunto, come era successo in Sumo, che è la quarta e ultima canzone della prima parte, la batteria diventa molto più metallica e le atmosfere sono molto più scure, molto più appunto dark, c'è molta, c'è decisamente molta più trap, mentre il primo album non c'era la classica appunto batterie metalliche, era un classico hip hop molto più, comunque con dei ritornelli anche più cantabili, no? Quasi più pop. Qua è un po' più trap perché la faccenda inizia un po' a cambiare, diciamo che Denzel Curry si sta iniziando ad accorgere di quello che sta succedendo, sta capendo che in realtà c'è troppo. E questa stanza sta veramente riempiendo, c'è veramente troppo che gli sta succedendo, non ce la fa quasi più. Non ce la fa quasi più perché partono anche i temi, la politica. Era il momento in cui è stato eletto Trump e Denzel Curry è spaventato da ciò. Si parla anche della sua bipolarità, quindi ha un altro elemento. E poi il razzismo,
quindi sono una cosa dopo l'altra. Non ce la fa più, ci sono le molestie, ci sono i discografici, c'è la politica, c'è il razzismo, c'è la bipolarità. Non ce la fa più a tenere tutto questo qua, no? E si sta iniziando ad arrivare qualche crepa. Il tutto, appunto, finisce con Kurt Cobain, questo appunto, questa parte di Grey. Kurt Cobain, dopo una canzone veramente molto depressa, vediamo il video che è d'impatto perché comunque c'è Denzel Curry con una white face, cioè una black face al contrario, dove c'è lui che appunto si esibisce, però invece, essendo già nero, cosa si fa la black face, no? Si è fatto la white face, no? Si è dipinto di bianco, però appunto questa faccia un po' da clown Palla. si esibisce, no? Non vuole, per un pubblico che appunto lo vuole vedere esibire, no? E vabbè, lì sono tutti quanti bianchi, io non penso che siano semplicemente Denzel contro i bianchi in quanto bianchi, semplicemente penso che ci abbia messo, diciamo, la classe più potente, la classe quella con i soldi, la classe dirigente, no? Quindi non è una cosa con i bianchi, cioè qualcuno ha detto anche, ah, contro i bianchi, è una cosa stupida andare contro i bianchi, cioè io cosa ho fatto per esempio di male, no? Però appunto è Denzel Curry che si esibisce, però veramente non ce la fa più, vede queste facce qua. Si chiede se sono il suo pubblico, è depresso, non ce la fa più, la stanza è piena, prende una pistola e alla fine di Kurt Cobain si spara. Però questo spararsi bisogna prenderlo in senso molto metaforico. E cosa succede se tu ti spari? Se tu ti spari in testa, crei un buco, ti fai un buco, apri una fessura. E una volta che hai aperto la fessura, hai aperto un varco. E tutti questi palloncini che avevano riempito la stanza, oppure tutte queste gocce che avevano riempito il vaso, possono uscire. Cioè non sono più nella stanza. Ha aperto la finestra, si è aperto un varco in testa. E come si appunto, il fatto la testa è fondamentale, perché appunto è una cosa che gli è sbloccato qualcosa nel cervello, no? Si è aperta la testa, ha creato un varco, e da questo varco può uscire tutto. Tutto quello che si è tenuto dentro può finalmente uscire, ha creato un varco, tutto, non, niente, non si ammucchia più tutto, libero, via, 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 ed esce tutto, perché appunto vediamo la terza parte, Dark, che Denzel Curry basta, si sfoga, tira fuori tutta la rabbia che ha avuto, tutta la sete di vendetta, perché poi c'hanno anche canzoni cattive, le basi sono sempre più trap, c'è addirittura trap metal con la canzone Vengeance con JPEG Mafia, Zilla Kami e trap metal, è clamorosa, una rabbia, cioè proprio si sfoga di tutto quello che ha subito, sputa in faccia, vomita tutto quello che ha subito in faccia a tutti quanti, perché tutti devono sapere, e proprio tutti devono sapere che è importante, perché così che si arriva alla vendetta, perché sono delle parole che sono tremende, appunto, vendetta. La vendetta in realtà è un concetto orribile, perché è una cosa molto umana, perché se mi ammazzassero che sono il cane, io devo scuoiare qualcuno, per forza, ma è una mia debolezza, non è un mio vanto, perché è una cosa umana la vendetta, però in sé è una cosa brutta e vergognosa il fatto che l'uomo abbia bisogno di vendicarsi, no? Però è una cosa umana, è molto umana, e quindi i testi sono tremendi, ma bisogna appunto prenderli perché sono testi arrabbiati. È ovvio che siano così, è una cosa umana. Però appunto lui deve proprio sfogarsi, deve sputare tutto quello che ha avuto, proprio perché è così che può avere la sua vendetta veramente. La sua vendetta la riceve a parole, la riceve, la ottiene, scusate, con le parole, perché lui distrugge il tabù, uccide i tabù. E quindi torna appunto il titolo dell'album. Io dico chiaramente che ho subito le violenze, non mi vergogno di dire, ah no, però perché io sono un maschio, sono anche un rapper. No, no, io ho subito delle violenze, non deve essere un tabù, io l'ho fatto, lo dico chiaramente, pam, e te lo sbatto in faccia, rompo il tabù, come rompo il tabù che non devo essere triste se sono pieno di soldi, cioè, ville piscine, però è triste perché la situazione lo opprime, il razzismo, tutto quello che vuoi. E lui dice, sono triste, sono depresso, e lo dice, rompe un altro tabù. Pam, rompe anche altri tabù, perché rompe al fatto il tabù anche sull'ansia, sulle malattie mentali, lo dice, ti spara tutti in faccia, tu rompi i tabù, cioè voi non mi potete più attaccare, perché voi vi face vanto di questo, che mi attacchi appunto i discografici, mi mostravate le ville, io non riuscivo a dire niente, quindi ho questa cosa, questa mia sofferenza la tenevo dentro, no? E non potevo uscire, prima di adesso la faccio uscire, quindi non avete più modo di opprimermi, perché non è più un tabù per me, non mi vergogno più di dire questa cosa qua, che sono triste, non mi vergogno più di dire che ho l'ansia, non mi vergogno più di dire che
Ho subito l'evidenza, allora voi non posso dirle, quindi vincete voi perché per me è un tabù, quindi non lo posso dire, ma io l'ho rotto e quindi vinco io perché a parole io adesso non sono più cose che mi tengo dentro, le dico, non sono più un tabù, non avete più modo per opprimermi, per farmi stare in silenzio. Io non sto zitto, urlo e questo è un album clamoroso, secondo me, perché appunto è un album spettacolare che è abbastanza anche veloce. Tanto c'è anche un featuring di Billie Eilish nascosto, comunque c'è anche Gigi in quella canzone lì che è Sirens. È un album veramente pazzesco, molto più appunto interessante e denso di significato di quello che sembra a primo impatto, perché c'è tanto dentro, c'è proprio Denzel Curry, è il suo autoritratto, diciamo, ed è veramente pazzesco. E quindi, siccome è una storia incredibile, perché non è scontato che un rapper si pari di queste tematiche qua, quindi kudos così in greco. Kudos, Denzel Curry, andate a ascoltare questo album se non l'avete sentito, se l'avete già ascoltato, riascoltatelo lo stesso perché è fighissimo. Il video di oggi è finito, andate in pace.